Ci troviamo nei boschi di Lorenzago di Cadore, un altro dei siti del progetto Life Man for CBD, progetto che puntava alla gestione forestale sostenibile con obiettivi multipli, guardando al carbonio, alla biodiversità e anche agli aspetti socio-economici di produzione del legno. Ci troviamo in questo bosco, che è un bosco di setaneo misto, con abete rosso e abete bianco circa al 50% l'uno e con una piccola presenza di larice al 2% e faggio all'1%. Il problema da affrontare in questo tipo di bosco è stato determinato dalla riduzione dell'intensità dei prelievi a taglio saltuario negli ultimi periodi, che ha determinato una maggiore concentrazione degli alberi nelle classi mature e intermedie e una problematica di rinnovazione. La buona pratica di gestione forestale che il progetto ha disegnato e poi realizzato in questo tipo di bosco è stata una pratica finalizzata a favorire la rinnovazione tramite dei cosiddetti tagli di luce. Sono stati tagli a buche di circa 60 metri di lunghezza, pari a 2,5 volte l'altezza degli alberi, e 20-25 metri di larghezza, concentrati lungo le linee di dipendenza. E questi tagli effettuati in questa modalità hanno anche consentito di poter meccanizzare l'esbosco, che qui tradizionalmente negli anni passati era operato tramite cavalli. Questa cosa non è più possibile e quindi la meccanizzazione ha anche puntato, pur se moderata, a migliorare gli aspetti economici del taglio. Le buche hanno privilegiato il mantenimento delle eventuali specie che per il momento sono accessorie, quali il larice e il faggio, per favorire una maggiore diversificazione strutturale e di biodiversità in questo tipo di boschi. La buona pratica proposta non ha presentato particolari aspetti di criticità rispetto all'applicabilità a questa tipologia di bosco. Va però sottolineato che passare a una meccanizzazione, seppur moderata, delle operazioni in bosco necessita di formazione del personale che esegue i tagli, e quindi le squadre devono essere preparate, e anche chi usa e guida le macchine deve avere particolare formazione per le operazioni in bosco. E ovviamente anche un'attenzione particolare in situazioni dove il suolo può avere rischi di erosione o in particolari situazioni di pendenza, dove vanno attuate tutte le precauzioni del caso, o nel caso si operasse con mezzi meccanici. Per quanto riguarda la replicabilità di questa buona pratica, ha già avuto una sua attuazione pratica, perché il Comune di Lorenzago di Cadore ha deciso di applicare questa buona pratica nei boschi con queste caratteristiche che sono di sua proprietà. Sono circa 400-450 ettari, qui il progetto ha lavorato su 20-25 ettari. Un altro aspetto interessante di replicabilità è che la Regione Veneto, che è stata parte del progetto, ha inserito questa buona pratica tra quelle che è possibile utilizzare in questa tipologia di boschi nella Regione del Veneto. Va segnalato che rispetto a una migliore replicabilità di questo tipo di buona pratica, la viabilità forestale, le piste devono essere, diciamo, in condizioni discrete per consentire l'accesso dei mezzi meccanici. Questo è possibile anche con interventi, diciamo, senza grosso impatto. Qui in questo bosco il progetto ha anche operato una sistemazione di una vecchia pista forestale per consentire la realizzazione della buona pratica appena descritta. Questa buona pratica è descritta, come tutte le altre del progetto, nel manuale delle buone pratiche di gestione forestale sostenibile, che il progetto ha realizzato alla fine della sua durata e che è disponibile in inglese, italiano e sloveno nel sito del progetto, e tutti possono scaricarlo e utilizzarlo.